Oh, bentornati su Radio Design, sono sempre io Nicola, docente di web marketing all'Istituto Italiano Design. Oggi sono in compagnia di Matteo Pambianco, amministratore delegato Salve. di Vermobile. Ciao Esatto. Matteo. Ciao. Allora, Matteo, qui abbiamo avuto già diversi ospiti, più che altro architetti, designer, quindi è la prima volta che finalmente abbiamo un produttore. Un Quindi produttore, la cosa è esatto. molto interessante. Intanto, raccontaci la storia della tua azienda. Sì, Vermobile nasce in realtà ormai più di 25 anni fa. Nasce dall'esperienza dei soci fondatori, sempre nel settore dell'area dell'esterno. Noi produciamo mobili d'esterno, un'azienda che nasce con caratteristiche, diciamo, artigianali, poi nel corso del tempo ha saputo crescere e unire queste peculiarità di artigianalità del prodotto alle caratteristiche proprio industriali. Certo. Questo perché chiaramente unisce l'artigianalità del prodotto a quella qualità Certo, un oggetto di che design vero e proprio. esatto. Allora, si avvicina in modo incombente il Salone Il del Salone del Mobile. Mobile. Sappiamo tutti che per i produttori, ma anche per tutti quelli del settore, è il momento forse mondiale più importante, quindi è una grandissima vetrina. E ti volevo chiedere, quali sono, facciamo un po' di spoiler, come tipo Game of Thrones, quali sono le novità di questa stagione di Vermobile? Allora, sì, noi siamo intanto, è importante dire che noi siamo produttori e produttori made in Italy al 100%. Tutto quello che è realizzato nel nostro catalogo, tutte le nostre collezioni sono interamente fatte in Italia. Spesso utilizziamo quasi esclusivamente materie prime italiane perché crediamo molto in questo progetto. Fino ad oggi siamo stati un'azienda specializzata nel discorso dell'esterno, come abbiamo detto prima, ma da quest'anno ci affacceremo anche nel mondo dell'interno. Quindi utilizzeremo una piattaforma come quella del Salone del Mobile, che è, diciamo, Una una vetrina. vetrina al 100%, e presenteremo anche qualche collezione da interno. Interno. Quindi, come grande novità per noi ci sarà questa cosa qui. E porteremo, visto che soprattutto negli ultimi anni c'è una grande continuità fra il mondo dell'interno e dell'esterno e viceversa, quindi alcuni dei nostri prodotti che sono nati soprattutto negli ultimi anni sono stati rivisti, aggiornati e completati per essere, diciamo, portati anche nel mondo dell'interno. E quindi con nuove finiture, nuovi materiali, cosa che fra l'altro ci piace molto dedicare attenzione a questo, quindi c'è una continua ricerca a 360 gradi proprio sul discorso delle materie prime. Oh, Ci parliamo piace di questo proprio. perché è molto interessante. Parliamo dei colori che avete scelto, che se seguono ovviamente la tendenza, e il materiale, cioè qual è il materiale prediletto? Allora, noi siamo specializzati nella lavorazione dell'acciaio. Lavoriamo il ferro zincato verniciato con polveri pestre. Per quanto riguarda il mondo dell'esterno, noi abbiamo a catalogo, diciamo, di serie 11 cataloghi, 11 colori, Dice, no, scusa. 11 cataloghi. Sono 11 colori, di cui 5 standard e 6 speciali. Poi, grazie a una struttura molto flessibile, abbiamo la possibilità anche di customizzare, diciamo, Certo. colori in base alle esigenze del cliente, cosa che fra l'altro sono sempre di più le richieste in questo senso. Altra cosa importante che negli ultimi anni, oltre a sviluppare, diciamo, il discorso del metallo, abbiamo inserito nuovi tessuti che possono tranquillamente restare all'esterno e sono impermeabili, quindi anche lì abbiamo 6 colori. Alcuni articoli hanno addirittura delle corde che possono tranquillamente rimanere all'esterno, anche queste di produzione italiana, quindi un prodotto di qualità che non fa muffe, un Certo. prodotto, diciamo, importante.
e quindi la possibilità di giocare mischiando tutti questi colori, quindi un colore a struttura, il colore della corda, il colore del metallo, diciamo, dà la possibilità di esaudire un po' le richieste dei progettisti piuttosto che del cliente finale. Il cliente sta diventando sempre più esigente o... Il cliente sta diventando sempre più esigente. Questo è anche stimolante sotto certi certo. punti di vista, perché è una sfida. Continua e continua. Dà modo anche di crescere. E in questo noi, diciamo, ci siamo mossi. Grazie a una struttura estremamente flessibile abbiamo la possibilità, diciamo, di andare incontro alle richieste del cliente sotto tanti punti di vista, dal pezzo particolare piuttosto che il colore. Certo. Rischiando magari a tutte queste soluzioni qui, diamo sempre la possibilità di, ecco, risolvere le esigenze del cliente. Quali sono i colori che i clienti chiedono di più ora nel 2019 o l'anno appena passato? Allora, i colori, diciamo, che ci chiedono per quanto riguarda il mondo dell'esterno sono colori neutri, quindi colori come il fango, sta tornando il nero, i bianchi tenui. Per quanto riguarda il mondo dell'interno, invece, nel quale ci affacciamo adesso, comunque vediamo che le richieste e le tendenze sono magari un colore oro piuttosto che un colore... magari lucido, cromature scure anche, oppure i verdi stanno tornando tanto. Infatti la copertina del nostro catalogo presenta... Facciamo vedere, una serie. Facciamo vedere, abbiamo anche il video in questo podcast, quindi ecco il verde, il verde imperante. Imperante. Siamo stati anche presentato. Siamo stati a casa e anche lì verde ovunque, verde e oro. Quindi ci siamo. Ci siamo, siamo totalmente in linea. È vero, come diceva anche il docente che oggi qui a Dea Illuminazione per questo incontro ci diceva che sostanzialmente appunto i colori sono questi e che c'è un ritorno ai colori degli anni 60. Questo ce lo diceva anche chi gestisce, diciamo, questo spazio, cioè anche nelle luminoteche e quant'altro tornano i colori di 40-50 anni fa, come nella moda. Il vinta vale lo stesso per voi? Vale lo stesso per noi, confermo. Infatti alcune delle collezioni che presenteremo, in particolare quelle dell'interno, hanno un tocco fra virgolette vintage, con dei colori che richiamano sì, queste tipologie di prodotti. Niente, non c'è modo di andare avanti. Quindi il minimalismo è tutto, possiamo dirlo. Le linee, diciamo, troppo semplici, eccetera. Diciamo che magari si sposano queste due cose, quindi linee semplici con alcuni ritocchi al passato, ritorni al passato. Bene, l'ultima domanda. Sappiamo che tu diciamo, esporti anche all'estero, hai alcuni clienti esteri, qui parlavi dell'Australia, Libano, Dubai, sì, eccetera, quindi... rispetto ai clienti italiani che hanno un certo stile, una certa anche conoscenza del design per cultura generale, quali sono invece gli oggetti più richiesti dal mercato estero? Allora, diciamo che noi abbiamo un catalogo abbastanza ampio, quindi vediamo che magari articoli che facciamo fatica a vendere in Italia perché magari per dimensioni o per stile non... facciamo fatica a vendere in Italia, invece sono molto richiesti, diciamo, all'estero. Dammi un oggetto che è più ambito all'estero. Diciamo, la linea De Sire all'estero è particolarmente richiesta. Okay. Particolarmente richiesta. Va bene, allora dacci riferimenti magari web per andare a trovare poi il catalogo. Sì, noi siamo presenti chiaramente sui social, Instagram e Facebook come Vermobile. La nostra pagina e poi il nostro sito internet è www.vermobile.it. Bene, allora grazie mille. È stato un piacere. Ci vediamo al Salone del Mobile, perché sì, noi saremo lì. Ospiti, siamo, non l'abbiamo lì. Detto, Radio Design sarà ospite del vostro stand, quindi vedrete un sacco di verde per tutto il tempo nei nostri video. E di oro.